Della Coppa Italia e noi andiamo subito ad aprire questa giornata importante con Angelo Lorenzetti. Buonasera Angelo. Allora, è chiaro che non c'entra nulla la sfida di Supercoppa, però quello è un riferimento importante, è stata una grande partita, una partita molto intensa. Come sta Trento in questo momento? Siete secondi in classifica, ma la classifica penso che tu in questo momento la guardi relativamente. Come sta la tua squadra in una sfida come questa con Perugia, che veramente non ha sbagliato niente? Sappiamo che dobbiamo affrontarla con grande umiltà, cercando di stargli attaccati il più possibile, non consumandoci sotto questo aspetto di volerci stare attaccata sempre. Sono lassù perché vincono e perché esprimono numeri molto diversi rispetto a tutte noi, però è chiaro che ogni partita con loro è un momento importante, sia per allenare la tua voglia di provare a vincere e sia per capire quello che poi devi fare in palestra. Come in tutti i campionati si gioca tantissimo, venite dalla Champions League, venite da un bel successo, la gestione, perché poi insomma il primo obiettivo, l'abbiamo detto, è la Coppa Italia. È stata facilissima, tra una cosa e l'altra non abbiamo fatto niente. Ecco, perfetto. E la Coppa Italia è il primo obiettivo che avete in questa stagione. Arrivarci, come arrivarci? E in questo momento si può già pensare un avversario, oppure è importante arrivarci dal punto di vista della condizione nel migliore dei modi? La classifica è quella che è, penso che sia il campionato degli ultimi 15 anni più bello e avvincente. Bisogna andarci con una bella classifica per poter dare la soddisfazione ai nostri tifosi di vedere il quarto in casa, e con la consapevolezza che qualsiasi quarto sarà un quarto complicatissimo. Non è questa un dentro fuori, ma la differenza in questi big match secondo te cosa la fa, la differenza in queste partite di questo livello? La differenza di valori c'è e quindi c'è il cercare di non fargli riprodurre in tutti i set, e quando ci riesci provare a mettere la zappata vincente. Grazie Angelo Lorenzetti, bocca al lupo, addio a Strettino, Andrea Anastasi, ciao Andrea. Nel delirio più totale, questo adesso è il tuo palazzetto, state giocando una grande pallavolo, è tutto positivo. Qual è lo scatto in più che in questo momento può fare Perugia, chiaramente pensando poi alla lunga, fino a un campionato lunghissimo, alla Champions League e tutto quello che concerne una stagione così intensa, no? Credo che questa squadra abbia ampi margini di miglioramento nell'organizzazione del muro difesa. Cioè io sto cercando di porre attenzione a questo aspetto, ovviamente non nel singolo allenamento, ma nel lungo percorso che abbiamo davanti a noi. Dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare. Sto cercando di lavorare quanto posso, perché giochiamo ogni 3 giorni, quindi allenamenti non ce ne sono. È questo che volevo chiederti. Chiaramente in Champions League tu non hai hai possibilità di giocare chi vuoi. Innanzitutto, che differenza hai trovato tra la Champions che stai affrontando e questo campionato di altissimo livello? È totalmente differente. Vabbè, noi abbiamo affrontato la squadra turca, il campione di Turchia, che è una squadra molto molto competitiva, in grande spirito, perché non aveva perso ancora una partita. Per noi è importante vincere, perché così loro sono quasi fuori dal primo posto, perché hanno già perso 2 partite. Però il livello è un po' diverso, il livello del campionato italiano è molto molto alto. Trento, una battuta su Trento, affronti la seconda classifica, squadra insomma di giovani, forti, tanti nazionali. Questa è una squadra che da qui a maggio sarà super competitiva, sono ragazzi giovani, meravigliosamente allenati da Angelo Lorenzetti, quindi siamo molto cauti. Grazie a Nano, in bocca al lupo la sera, sabato di Susa Perugia.